dopo questa pausa che probabilmente non ci voleva, poi insomma, sono in campo con la guida, stava opportuno oppure no, si torna a Perugia, mattina molto importante, soprattutto la vittoria serve soprattutto per tenere testa latina, anche per evitare che i perugiani inserisca nella battaglia della lotta per il primo posto. Quali sono le insidie di questa gara? Sono tanti, però noi dobbiamo andare lì a Perugia. Come abbiamo sempre fatto, a fare la gara, perché mancano 9 gare, ormai tutte 9 gare dobbiamo giocare e vincere. È ovvio che non dobbiamo essere spregiudicati, perché Perugia anche un punticino è un grande risultato. Quindi poi personalmente un sassolino ancora nelle scarpe che lo devo togliere. Proprio a Perugia persi la Serie B. Quindi 3 anni fa ho promesso di riportare questa maglia dove l'ho lasciata, quell'anno tra virgolette disgraziato. Quindi ci sono tutti i presupposti per far bene, siamo carichi, sicuramente andremo lì per fare la gara. Senti Ciccio, ritieni che il Perugia a Avellino possa essere addirittura, come diceva pure la collega, uno scontro diretto proprio in chiave al primo posto, in chiave di promozione diretta, visto che il Perugia chiaramente ha liquidato la Nocerina e quindi è tornata in grande stile addirittura proprio per il primo posto? Ma al primo posto forse ci dobbiamo pensare più noi, al primo posto che loro, anche perché loro comunque davanti hanno il Latina, hanno l'Avellino, comunque la Nocerina sta lì, per loro hanno fatto una grande rimonda, però devono sapere che davanti comunque hanno un avversario ostico, un avversario che si trova a seconda posizione. E quindi bisogna andarci con i piedi per terra, anche perché ho letto qualche dichiarazione di qualche giocatore di Perugia che ancora una volta esternano che la Nocerina è più forte dell'Avellino, lo sarà magari, però la classifica oggi dice un'altra cosa. Quindi noi la nostra forza deve essere l'umiltà e il sacrificio verso il compagno, così facendo sono sicuro che possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ciccio, tanto che ci nominano, quanto positivo secondo te? Positivo, secondo me è paura perché una squadra che si trova lì sopra tutto il campionato non credo che sia un caso, quindi che ci snobbano, secondo me sì, possono continuare a snobbarci e tanto sarà il campo poi a dire la sua, quindi per noi va bene, non sentiamo le chiacchiere esterne ma pensiamo solo a casa nostra, che credo che sia la cosa più importante. Senti, che tipo di gara pensate di approcciare da un punto di vista anche temperamentale e caratteriale? Perché magari la trasferta di Perugia più di alte, no? È un palcoscenico non da Serie C, come d'altronde quello dell'Avellino, quindi anche dal punto di vista ambientale sarà una partita in cui loro verranno trascinati molto dal pubblico, 4 vittorie di fila. Voi proprio come presenza sul campo pensate ad un atteggiamento attendista, pensate di controbattere sin dall'inizio? No, proprio con questa squadra che c'è dei giocatori validi di qualità dobbiamo non farli giocare, per cui non attendiamo l'avversario ma da subito cerchiamo di aggredirli e tenerli lontano dalla nostra area, quindi questo sarà l'approccio dell'Avellino a Perugia, sicuramente non aspetteremo l'avversario. Anche perché loro, avendo un pubblico che li sostiene, può essere deleterio farli giocare nella nostra metà campo. Ciccio, tu sei il capitano riconosciuto ovviamente da tutti gli effetti di questa squadra, il vero e proprio leader in questi anni, soprattutto l'anno scorso, hai fatto un lavoro incredibile, oscuro, dietro le righe anche per creare un bel clima all'interno dello spogliatore nella dimostrazione quest'anno. Ma ti senti meno responsabilizzato, visto che comunque ci sono Biancolino, D'Angelo, Castaldo, altri giocatori che comunque possono reggere tutto anche sotto questo aspetto?
No, le responsabilità come l'anno scorso ce le ho anche quest'anno, perché stare lì, dare esempio a questi ragazzi, soprattutto per chi è arrivato quest'anno, far conoscere bene questa piazza, il valore di questa maglia non è mai facile, quindi anche quest'anno c'è stato un grandissimo lavoro dietro le quinte, però sono stato anche aiutato con la presenza di Biancolino, che già conosceva questa piazza, quindi meno responsabilità, no? Perché facciamo un campionato da vertice e quindi le responsabilità ci sono sempre, stanno sempre dietro l'angolo, quindi siamo lì, siamo pronti e soprattutto noi dobbiamo dare l'esempio e dobbiamo essere ancora più concentrati rispetto a un giovane, perché li dobbiamo trascinare. C'è qualche analogia con quello che accade per un po' degli anni passati? Ma guarda, noi tante volte si fa anche l'esempio delle squadre precedenti, degli anni passati, delle vittorie, però devo dire che questo è un calcio diverso rispetto agli anni scorsi, quindi di conseguenza ci sono anche squadre diverse, attrezzate diversamente, con molti giovani, con gli under in campo, quindi il lavoro è maggiore per i veterani, però allo stesso tempo ci sono dei momenti dove magari ti devi stringere e soprattutto trascinare questi giovani che alle volte si perdono, ma giustamente tutti quanti siamo stati giovani, ci siamo persi strada facendo, però ripeto, questa squadra è un gruppo eccezionale, soprattutto gli anziani hanno le caratteristiche giuste per indossare questa maglia. Ciccio, tu sicuramente mi risponderai che praticamente pensate soltanto alla vostra gara, non vedete le gare degli altri, non vi interessano le altre squadre, però domenica c'è Frosinone Latina, un derbissimo nel Basso Lazio che certamente è fondamentale anche ai fini della classifica del primo posto, eccetera. Ecco, tu te la sentiresti di sottoscrivere, di rimanere alla stessa distanza da Latina, vale a dire meno 2 domenica sera? Ma guarda, secondo me il Latina non vincerà Frosinone, secondo me non vincerà, quindi è normale che poi, come hai appena detto, noi dobbiamo guardare a casa nostra, perché se non facciamo risultato noi è inutile che guardiamo gli altri, però devo dire che il Latina ha una partita insidiosa e sono fiducioso per domenica sera. Senti, torneranno in massa i posti seguiti, quest'anno purtroppo la storia dice che non hanno portato molto bene. Speriamo che i motivi per cui non siete riusciti a dar loro delle soddisfazioni siano altri. Per coloro che sono ancora indecisi nel seguirvi a Perugia, a fare un appello, e quanto credi che possa incidere un nutrito gruppo di tifosi bianco-verdi contro i 6.000-7.000 che si preannunciano? Ma guarda, ti dico che ormai a 9 partite della gara credo che sia superfluo fare appelli e seguire la squadra, perché noi stiamo facendo il nostro, la proprietà sta facendo il suo, la gente, anzi io ringrazio quelle persone che vengono la domenica allo stadio, anche se non sono in massa, però li ringrazio perché sono sempre presente. Per quanto riguarda se a Perugia, se dovessero venire in massa, a noi può fare solo piacere, perché sono il 12° uomo, quindi noi li aspettiamo e speriamo che adesso lo stadio si possa riempire, perché abbiamo solo un obiettivo, che è quello di difendere questa maglia, e questa maglia appartiene a loro, appartiene a questa città, quindi non credo che si possano allontanare oppure essere un attimino lì attendisti, perché poi alla fine del campionato, facendo gli scongiuri, se dovesse andare tutto per bene, è normale che poi tutti quanti sono presenti. Lì è una cosa che io non accetto. Non accetto perché c'è tanta gente che ha fatto tanti sacrifici a seguire questa squadra anche nelle categorie minori. Quindi noi, per me è il massimo regalare questa gioia a quella gente che ci seguiva
anche in C2, quindi io mi auguro che tutta la gente, tutta la provincia, Avellino possa seguire, possa sostenere questa maglia, perché ripeto, è una maglia che appartiene a loro, è una maglia che ha un valore, ha una storia e va difesa, non solo da parte nostra in campo, ma soprattutto dall'esterno. No, a proposito della sosta abbiamo avuto modo di lavorare diversi moduli per affrontare al meglio l'avversario, quindi possiamo giocare con tutti e tre moduli, con il 4-3-1-2 già lo conosciamo, quindi abbiamo provato meno questa settimana, abbiamo provato spesse volte il 4-4-2 e il 4-3-3, poi ripeto, questa settimana il mister farà le sue scelte, valuterà come affrontare il Perugia, loro stanno lavorando parecchio, vedono l'avversario in videocassetta diverse volte, quindi comunque qualsiasi modulo affronterà il Perugia sicuramente sarà quello che andremo lì per non farli giocare, sicuramente non saremo attendisti. Ma io più che il gol io mi auguro una vittoria perché ripeto è lo stadio va bene, grazie a Dio sono altruista e non la soffro questa cosa del gol, grazie a Dio sono una persona che a me interessa curare l'equilibrio del gruppo e quindi sono contento così. Per quanto riguarda Perugia non è che c'è un grandissimo ricordo e lo vorrei trasformare domenica a un ricordo positivo. Ecco Ciccio, a proposito del gol, stai riscaldando un po' di visto che l'impressione è quella che quest'anno ci manca un po' qualche gol sul calcio di punizione. Sì, perché ci funziona, manca qualche gol perché comunque nell'arco di un anno ho sempre fatto, almeno quei 5 gol li ho sempre fatti, quindi quest'anno sono un po' indietro, però ripeto, se nel finale dovessimo risultare tutti quanti il gol può anche non venire.